Ciao e benvenuti nella rubrica di ogni momento Accademia Camors di ogni martedì alle 13:30 su YouTube. Oggi ti propongo un video a cura della dottoressa Veronica Pascale. È una meditazione guidata ideale per tutti i momenti di cambiamento o di turbolenza in cui si desidera ritrovare il proprio centro e un nuovo equilibrio. Ti mando un abbraccio e ricordati, lascerò il link di contatto di Veronica Pascale nella descrizione di questo video o podcast. Buona meditazione, a presto, ciao! Ben ritrovati, grazie Veronica e grazie sempre al canale Ogni Momento. Nel video di oggi vorrei portarvi una meditazione che può essere un po', diciamo, il filo conduttore di quello che, è stato l'argomento dei nostri video fino adesso, di questo nostro percorso insieme all'insegna appunto del cambiamento. Quindi la meditazione che ti presento oggi è una meditazione mindfulness, che ha proprio, diciamo, l'obiettivo di aiutarci a centrarci nel momento in cui non ci sentiamo in equilibrio, ma ha anche l'obiettivo di aiutarci nei momenti in cui magari siamo maggiormente in difficoltà oppure in quei momenti di vita in cui siamo particolarmente messi a dura prova, quei momenti turbolenti della nostra esistenza. Durante quindi questo esercizio andremo proprio a immaginare di incarnare una montagna e le sue stabilità. Quindi diciamo nella durata di tempo di questa meditazione andremo proprio ad allenarci a prestare, diciamo, attenzione non solo a quelle che possono essere le condizioni avverse che possono capitare nella nostra esistenza, ma ci alleniamo soprattutto a essere presenti a noi stessi e alla nostra interiorità, che sappiamo poi essere la rappresentazione di quello che avviene nella nostra quotidianità, nella nostra verità. Dunque, questo esercizio occuperà 10-15 minuti, però ti ricordo che nel caso in cui tu voglia riprovarlo in un secondo momento, puoi sentirti libero o libera di praticarlo nella durata che tu ritieni opportuna per te stesso o per te stessa in questo preciso momento della tua vita. Altra cosa ancora, se ti approccio alla meditazione per la prima volta, sappi che è assolutamente normale sconcentrarsi, è normale che dei pensieri arrivino, la cosa da fare è quella di accoglierli e lasciarli andare, ok? E riportarsi un attimo alla presenza, ascoltando appunto magari la voce o altri, insomma, il tuo corpo, altri aiuti che puoi trovare. Bene, ti invito quindi a metterti in una posizione comoda, possibilmente seduti, magari anche in una sedia, di modo che proprio i tuoi piedi possano toccare il suolo. Quando te la senti, fai un bel respiro profondo, chiudi gli occhi, rilassati e lasciati guidare. Inizia proprio a pensare a una montagna imponente e solidamente unita alla terra. Il respiro è lento, profondo, non è forzato e la posizione è comoda. Chiudi gli occhi e immagina ora una montagna maestosa e meravigliosa che si staglia nella natura. Può essere una montagna che hai già visto, una montagna che hai visitato, una montagna che hai visto in una cartolina, in una foto, una montagna frutto della tua immaginazione. Osserva proprio la base della montagna che affonda le sue radici nella crosta terrestre,
e che si scaglia nel cielo con la sua vetta, occupando il suo posto nel paesaggio. Inizia ad osservare proprio le caratteristiche di questa montagna, la sua stabilità, la magnificenza, il suo essere immobile, il suo perdurare nel tempo. Pensa proprio al tempo che scorre, all'alternarsi del giorno, della notte, a tutti quei cambiamenti climatici che la montagna attraversa stagione dopo stagione, anno dopo anno, mentre lei resiste al suo posto imperturbabile, immobile, di fronte a qualsiasi avvenimento o condizione. Immagina ora di essere tu la montagna, mentre sei nella tua posizione comoda con i piedi che toccano bene il suolo. Il tuo corpo è la massa della montagna. Le tue braccia sono i suoi pendii. E la tua testa è la sua vetta. E sei solidamente unita alla terra. E osserva ora le tue qualità simili a quelle della montagna. Sentiti come lei. Incarna proprio l'immobilità, la solidità, la bellezza, la presenza, imperturbata da tutto ciò che accade intorno a te, dalle condizioni atmosferiche. Immagina proprio di lasciarti toccare dalla pioggia, dal sole, dalla neve. E nel mentre rimani maestosa, presente a ciò che manifesta senza tentare di fuggire. Così come accade alla montagna, anche nella tua vita possono verificarsi turbolenze, alti e bassi, situazioni difficili fuori e dentro noi, ma in qualsiasi condizione tu sei solido come la montagna. Quando la mente vaga, la puoi ricondurre con dolcezza alla presenza e alla sensazione di essere in montagna. Cerca di percepire proprio le sensazioni fisiche nel tuo corpo di che cosa vuol dire essere una montagna. E
Immagina ora che sia primavera, osserva proprio cosa si prova ad essere una montagna in questa stagione, quando la natura si risveglia, il sole inizia a riscaldare i tuoi pennii, le giornate sono soleggiate, altre volte invece fa freddo, è nuvoloso. E tu sei sempre là, giorno dopo giorno, notte dopo notte. Esperimenti con solidità e fermezza tutti i cambiamenti che avvengono dentro e intorno a te. Immagina ora l'estate che avanza, le stagioni sono molto più calde, gli animali corrono, cercano un'ombra per ripararsi dal sole, i torrenti sono sempre più asciutti. Sono i temporali che scatenano tutta la loro forza su di te, con il vento, con i fulmini. Ma poi, come arriva il temporale, torna il sereno, l'aria si rinfresca, il cielo è di nuovo sgombro dalle nuvole e i torrenti sono rigonfi d'acqua. E tu? Sei qui giorno dopo giorno, notte dopo notte, immobile, solida, ricevi tutto ciò che accade. E poi immagina l'autunno ormai alle porte, le sere iniziano ad essere fresche, le notti fredde, le foglie degli alberi iniziano a cadere. Ogni giorno è diverso, la pioggia è frequente, le foglie cadono dagli alberi. Le nuvole ti avvolgono completamente e mentre tutto questo avviene, tu rimani immobile e immutata. Poi fa sempre più freddo, cade la prima neve, ti ricopre completamente. Tutto cambia aspetto, fa freddo, il vento è freddo, i torrenti sono ghiacciati, ma tu riesci a ricevere tutto, impavida ed immobile. Goditi l'esperienza dell'inverno. Ed ecco che le giornate iniziano a cambiare di nuovo. Arriva nuovamente il sole che piano piano inizia a sciogliere
la neve scoprendo quella che è la nuda terra, arrivano i primi germogli, la vita che si risveglia, la primavera è di nuovo alle porte. Quando senti di aver concluso tutte le stagioni, di averle esplorate, allora è possibile concludere la meditazione cercando di mantenere nel momento in cui ti alzi la sintonia con le qualità della montagna che hai potuto osservare dentro di te. Ricordati di questa meditazione, di questo esercizio ogni qualvolta vivi una forte situazione di stress o ogni qualvolta necessiti di ritrovare la tua stabilità. Ti abbraccio e grazie.